La Lega ha confermato quello che era nelle aspettative. Lo ha detto l'onorevole Luigi D'Eramo. Oltre il 27%, un risultato storico, ha detto, primo partito in Abruzzo. Ora avvertiamo il peso della responsabilità. Votatissimo l'assessore comunale Emanuele Imprudente, che commenta così il risultato elettorale. È stato un bagno di folla, è stato un risultato eccezionale, cercato, perché durante questa campagna elettorale si è percepito chiaramente la voglia di cambiamento, la voglia di credere in quella che è anche la proposta di Matteo Salvini e di una proposta, la mia, quella di unire a tutti i territori della provincia dell'Aquila. È stata per la prima volta la mia una candidatura, quindi della provincia dell'Aquila, tutti insieme, tutte su una stessa posizione. E il risultato dei 5 Stelle l'ha sorpresa questo crollo? No, sinceramente no. Il dato che è emerso è il quadro che ci avevamo prima di partire. Ecco. È stata una vittoria ancora più eclatante, assolutamente sì, però il dato dei 5 Stelle o anche di Legnini, sinceramente oltre quello non potevano andare. Il Comune perde un assessore la cui validità è stata riconosciuta un po' da tutti, che dovrà essere quindi rimpiazzato con una persona all'altezza. Ma non è questo il problema, la città, e la ringrazio, ma io ringrazio tutti quanti i direttori della provincia dell'Aquila, mi ha mostrato un affetto, credo, storico, perché probabilmente da sempre sono, con questo sistema elettorale, probabilmente sono la persona più votata, probabilmente. La città dell'Aquila mi ha premiato in maniera veramente pesante, 5.200 preferenze, insomma, sono tantissime, solo nella città dell'Aquila, frutto che segno che il lavoro fatto durante quest'anno e mezzo è stato un lavoro vero e i cittadini aquilani l'hanno percepito. Così come girando per la provincia, la proposta politica, la proposta programmatica, l'azione fatta da coordinatore provinciale, le relazioni costruite in questi anni hanno fatto sì che la mia persona non fosse una semplice candidatura, ma fosse la candidatura di sintesi di tutto un mondo, di tutta una comunità che vuole ripartire tutti insieme per far crescere l'area interna. Alla sua prima in Fratelli d'Italia, dopo essere uscito da Forza Italia, Guido Liris ha incassato moltissimi voti. Anche lui siederà nei banchi della Regione Abruzzo. Una soddisfazione, perché va a coronare una campagna elettorale difficilissima, lunghissima per intensità e per concentrazione, ma non per il tempo che abbiamo dovuto percorrere, in quanto in un mese fatta di notte, fatta al buio, è stata una campagna anomala. Ma abbiamo riportato a casa dei frutti importanti di una semina che è avvenuta da tempo, una semina importante che ha fatto venire fuori una rete di rapporti che hanno premiato poi un partito, quello dei Fratelli d'Italia, hanno premiato anche la mia persona. Pertanto la soddisfazione è massima, sperando di poter essere utile alla causa della provincia dell'Aquila, e di essere a fianco di Marco Marsilio nelle battaglie che dovremo combattere tutti insieme.